Cari amici di VBTV, vengo qui per non togliere i diritti d'autore. Siamo qui in questa serata di sabato 27 agosto, il primo dei due sabati di Festa Oratorio, la terza nel complessivo. Questa sera, tra l'altro, si per la Festa Oratorio si mangerà un po' anche di amatriciana, il cui incasso per 100 circa portate sarà devoluto comunque alle popolazioni colpite dal sisma, quindi un'ottima iniziativa, direi, della nostra comunità. Oltre a quello, poi vabbè, c'è la cover di J-Ax, non che sia un fan accanito di J-Ax, però beh, ci sarà un po' di gente. Io devo ancora salire, anche perché sono qua in paese dalle 2:30. Ho goduto la vittoria della Juventus, che ha battuto la Lazio. Godi che dira. Come vedete, sono partito con Radio Gaga di qui, nel Radio Zappi di questa sera. Speriamo che non mi tolga l'audio YouTube. Questo sembra fino a Elio, Stefano Belisario Elio. Vediamo che è in programma anticipo serale tra Napoli e Milan. Oltre a quello, anche la prima del campionato di Serie B, che ieri ha visto il primo anticipo 1-1 tra Spezia e Salernitana. Questa sera vedo in campo gran parte delle sfide della prima giornata, che poi vedrà un posticipo domani e uno lunedì sera. Una partita Ternana-Pisa che è già saltata per problemi del Pisa. La Juventus allunga la serie positiva nell'Olimpico di sponda biancoceleste, battendo la Lazio con il minimo sforzo. Eccola qui. I dettagli da Giovanni Capuano, che ci aggiorna in diretta. Ecco, sentiamo. Sì, Juventus che ha vinto 1-0 grazie al gol di Sami Khedira al 21esimo del secondo tempo, in una partita in cui nel primo tempo aveva giocato decisamente meglio la Lazio. Juve sottotono anche a causa del gran caldo di questo pomeriggio all'Olimpico. Successo importante quello dei bianconeri, che li porta a 6 punti. E a Napoli c'è la sosta, in campo da un quarto d'ora, Napoli e Milan, risultato fermo sullo 0-0. Meglio il Milan in questo avvio di partita. Milan che è andato vicinissimo al gol all'ottavo minuto con un'azione sulla sinistra di Niago, un traversone completamente spiazzata la difesa del Napoli, e Abate da posizione favorevole ha messo fuori a porta praticamente vuota. Vabbè. Poi pochi istanti fa gol annullato a Romagnoli, ma il difensore del Milan era in posizione di netto fuorigioco. Milan che gioca con il tridente formato da Suso, Bacchi e Niang. Tridente anche per il Napoli, dove si c'è il punto dal primo minuto del polacco Milik, con lui Calleon e Mertens. Siamo nel 16esimo minuto, 0-0 al San Paolo tra Napoli e Milan. A te la linea. Giovanni Capuano, questa era l'ultima notizia del okay. Questo è Kaigo, Firestone, sì, con Conrad Sewer, che ha fatto un singolo da solista. Conrad, anche se Raising è decisamente il top per Kaigo. Questo chi è Bennato? Scusate la mia ignoranza. RTL 102.5 Very Normal People. E qui siamo allo spot. Questo è il gruppo dei Bronski Beat, o comunque uno dei gruppi di Jimmy Somerville. Nessun successo italiano stasera. Niente di italiano stasera. Niente di italiano stasera. Oh.
Frequency, All You Read Me. Neanche una canzone attuale. Oddio, Cheap Thrills, canzone che ci stiamo portando dietro dal mese di aprile. Sì, è Sean Paul, a me anche un po', diciamo che una canzone che la martellano 10 volte al giorno, poi comincia un po' a, ecco. Ci siamo capiti. Raccontare proprio da lei che cos'è questa iniziativa e perché questa sera, insomma, e mi pare di capire. Le parlava di 291 persone morte, tutto. Qui si, mi sa che si parla del sisma. Train, Hey Soul Sister. Niente successi di adesso. Partecip tu. Ecco gli albori della nuova società rifondata dopo il fallimento da Aurelio Carlo Verna, il suo confondibile R. Muscia, a recuperare dopo il successo da con Napoli. Torino con la tripletta di Bacca in questo match che vediamo se ci regala qualche gol in diretta anche turno della Serie B. I primi minuti una certa timidezza, ci riprova la formazione con un bel cross da parte di Abate, il colpo di testa di Niang che era ben controllato, sta giocando meglio in Milan, complimenti Mihajlovic. Sul fondo 1-0 dunque per il Napoli grazie al gol di Milik, ma gran merito. Infatti sta vincendo in Napoli. Specifica da parte di Mertens che aveva colpito il palo, segnato subito diciamo Milik. Che permane questo. Voi conteranno i gol di suoi, quelli di Higuain. Puntato uno striscione che indica il prezzo, il caro biglietti, 40 euro. Questa è la ragione della contestazione. Napoli, della comunque curva, aumentati girone, anche piuttosto, gli abbonamenti, come abbiamo la scelta della società che per la raccontato nelle riflessioni, non è caduto un girone, ma neanche la Juve volendo. Anni, quindi ha deciso, dopo il secondo posto del ritorno in Champions League, di provvedere a questo aumento che contestava. Mentre facevamo il Radio Zapping che giravamo per arrivare qui, Napoli segnato. Potevamo prenderlo in diretta, vediamo se prenderemo un gol in diretta. Sabato prossimo ci sarà comunque l'anticipo della B perché sarà fermo là. Il Matador invece si trovava regolarmente in ritiro col Paris Saint Germain e molti tifosi ma ci sarà anche Liga Story. Vabbè, non pensiamo già sabato prossimo, avrebbe ospitato il Matador. Nulla di vero in tutto ciò, c'è però il gol del sostituto di Higuain che è Milik, gol che tiene in vantaggio il Napoli per 1-0 sul Milan al 21esimo minuto. Perfetto. Di questa prima frazione di gioco e la linea torna a Bari. 36esimo minuto, Bari 0 Cittadella 0, con il Bari che si sta facendo luce in attacco da qualche minuto. Al 32esimo non riusciamo a fare tutto il giro completo dalla B perché ci passerebbe un sacco di tempo. Palla centrale, la parata di Alfonso, poi al 35esimo Martigno, presa palla nel settore destro, ha attaccato il lato corto dell'area di rigore, ma quando sembrava Martigno che dovesse effettuare un cross, in effetti ha tentato una palla a giro sul secondo palo, un sinistro delizioso che ha sfiorato di pochissimo l'incrocio. Vai la Martigno. Un euro gol, Bari che continua ad attaccare, preme sulla tre quarti con il Cittadella tutto raccolto davanti alla Cittadella propria Cittadella ne ho promossi in video più un anno della squadra solo veneta, anno di Enrico procuratore. Alfonso 28 anni e va a bloccare su di una palla spiovente lanciata da Romizzi. 36 minuti 47 secondi, Bari 0 Cittadella 0 Benevento. Al Ciro Vigorito siamo al 38esimo del primo tempo, 1-0 per il Benevento grazie al gol al 29esimo su rigore di Ciciretti. Ora perde una palla in difesa alla SPAL che appare un po' frastornata. Sfide tra due neopromossi. Da Falco, Benevento che tra l'altro è pure esordiente in B. Chiedo scusa, Del Pinto che viene attaccato, ma anche lei a SPAL era da un po' di tempo che non dava più in Serie A. 19enne, molto lungo, però ha una certa predisposizione al dribbling, ha passato la palla verso Schiattarelli, siamo al limite dell'area. Il tiro di Mirko Antenucci, la parata a terra di Cragno sicura, nonostante che
Antenucci, anche lui torna in Italia dopo esperienze inglesi al Leeds. Poi c'è un attacco di sconclusionato di Mora che va a attaccare il portiere che aveva la palla tra le braccia, calcio di punizione, Mora nervoso proprio perché è stato lui a compiere il fallo da calcio di rigore che finora condanna una buona SPAL che però si è spenta dopo il calcio di rigore. Il Benevento sta giocando meglio in questa seconda parte del primo tempo. Risultato Benevento 1 SPAL 0 al 39esimo, linea, vediamo se riappare. Avercelli, sì. Sì, 39esimo di gioco, 0-0 sempre tra Provercelli e Ascoli, nel periodo non collegato ci sono stati l'Ascoli, due ammoniti, proprio squadra nelle fila dei della città casa, maggiormente Cassiglia colpita dai. Ora è l'Ascoli che attacca dalla sinistra alla destra della nostra posizione. Vabbè, sarebbe Rieti, però anche Ascoli ha colpito un male terremoto. Mignanelli ancora a linee orizzontali, si cambia la fronte di gioco, Bianchi corsia di destra, dunque vicino a lui. Vabbè, andiamo a finire che poi terminiamo qui Radio Zappi. Altro tormentone dance di quest'estate, This Is What You Came For, Calvin Harris e Rihanna, che poi dicono abbiano avuto anche una storia. Eccone qui un'altra. È un po' disturbata. Gramaro con Estate, anno 2005. Ok, io direi di chiudere qui, che no, oggi dovevamo andare lungo. Termina qui questo Radio Zappi, tornato di sabato sera, quindi settimana prossima non dovremmo avere problema a essere nuovamente di sabato. Vediamo. Ricordo appunto che sabato non ci sarà la Serie A, perché già osserva il primo turno di sosta, come già dicevo, però vabbè. Avremo festo oratorio comunque. Nel frattempo io chiudo qui questa serata di 27 agosto, di sabato. E una buona serata, un buon proseguimento con i programmi e gli articoli e i live di VBTV. Ciao!